Giovanni Orru, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Alghero. È stata definita quella dei 2 giorni di interventi di endometriosi con il dottor Arnaud Wathier la nuova frontiera del reparto di ginecologia. Com'è andata, professore? È stata faticosa, però densa di soddisfazioni. Avere a disposizione una personalità in campo della chirurgia mini-invasiva, quale il professor Wathier, è un grande onore per noi, è un motivo di confronto, di crescita professionale, ma soprattutto di una crescita nell'interesse della paziente. L'endometriosi è una patologia molto diffusa in Sardegna e sempre di più dobbiamo confrontarci con la chirurgia nell'endometriosi, che è una sfida del prossimo futuro, perché è un lavoro molto impegnativo. La laparoscopia è una tecnica chirurgica molto particolare che richiede degli anni di curva di apprendimento e speriamo con il contributo dei grandi personaggi che sono arrivati qua ad Alghero, grazie alle amicizie e alle conoscenze che vantiamo in campo nazionale, di poter migliorare la qualità della prestazione chirurgica e di ridurre quelli che sono i viaggi della speranza oltremare. E riuscire a portare dei professori di fama internazionale può essere un motivo e un tavolo di confronto continuo anche per i medici dell'ospedale del nosocomio algherese. I medici coinvolti sono sicuramente i chirurghi, sono sicuramente gli urologi, perché l'endometriosi è una patologia multidisciplinare che richiede sicuramente l'intervento e l'applicazione di tutti. Avere amici oltre frontiera significa non solo averli nei nostri ospedali per operare in diretta e per confrontarci sul campo, ma serve anche avere un punto di riferimento nel caso di qualsiasi problematica venga a sorgere dopo un intervento chirurgico di questo tipo.